Una galleria di oltre 200 ritratti, soprattutto in bianco e nero, ci porta nel mondo di Giovanni Gastel. The People I Like, la mostra che sarà al Maxxi fino al 22 novembre, è un labirinto di volti di personaggi della moda, dello spettacolo, dell'arte e della musica che il grande fotografo ha immortalato nella sua carriera. Si possono ammirare i ritratti di Barack Obama e quello di Marco Pannella, di Monica Bellucci e Miriam Leone, di Germano Celant e Ettore Sozzas, di Zucchero, Fiorello, Tiziano Ferro e Vasco Rossi. Persone che mi hanno lasciato qualcosa, che mi hanno dato qualcosa in cui sono entrato per un 125esimo in un rapporto, diciamo, di seduzione in qualche modo. La seduzione per Gastel è un elemento essenziale per realizzare un buon ritratto. Seduzione in un ritratto è il ritratto, cioè io devo muovermi, come dire, sedurre, far ridere, portare il soggetto in uno stato appunto in cui apra le barriere tra quello che vuol far vedere e quello che è realmente, o almeno quello che io riesco a vedere di lui. Se riesco a, come dire, attraverso gli occhi, le espressioni, i gesti, a rompere la posa, a entrare dentro in questo rapporto appunto di seduzione reciproca, ho fatto il mio mestiere di ritrattista. The People I Like, curata da Uberto Frigerio, racconta il mondo di Gastel, il fotografo che riesce sempre a catturare l'anima delle persone che ha di fronte e forse anche qualcosa di più se si osserva il ritratto di Barack Obama. Ovviamente il ritratto che ho alle spalle è uno di quelli che mi hanno più riempito di gioia, perché sono riuscito in un tempo molto breve, ho avuto una decina di minuti con il presidente Obama, a entrare, no, dentro di lui, a fare questa risata che mi è stata poi commentata come, come dire, conclusiva della storia del popolo nero. Ho trovato che è stato un commento meraviglioso e che mi ha molto onorato. C'è tutta la storia del popolo nero in questa risata finale.